la gente ha capito, ha fatto una scelta ben precisa e, per dirla con le parole di La Grua, che faceva appello ai vittoriesi dicendo ora o mai più, la chiudiamo qua e diciamo mai più, perché questa vittoria di Peppe Nicosia mette una pietra su queste velleità. A poco, voto più, voto meno. Gli sta vicino è il professionismo dell'antimafia. Che cosa pensa dell'inquisizione di tuo Cuffaro? Penso che è un problema che Cuffaro ha chiarito completamente, sul quale invece ancora le indagini, cioè il processo non è stato fatto, che invece è incredibilmente utilizzato da avversari politici, quale per esempio una signora che, utilizzando il nome del fratello, che è uno dei miei idoli, ha messo al servizio il suo cognome di una causa sbagliata. Sanità, poi c'è una sanità che non funziona, c'è una sanità in cui si muore.
decreto fatto di concretezza, un decreto fatto di legalità, un decreto fatto di disponibilità a fianco del territorio, a fianco della gente, a fianco dei bisogni della comunità europea. Viva la provincia di Ragusa, viva l'Alleanza Nazionale, viva Vittoria! Ma non è un problema di scherma personale fra mia e la grua, fra mia e Ingardone. Il problema non è questo, il problema è che a Vittoria ci vuole cangiare la pelle. Chi è il comune popolare? E da chi vuole sostituire? Ugevanes? Ciao! Ulaio! Ciao, auguri, auguri a tutti, ciao, ciao, ciao! Ma sta andando? Salutare la Fondazione Comunista! Già! Quindi se non funzionano le organizzazioni, interda la città, vincono i fascisti. Abbiamo intravisto a Vittoria un pericolo reale e concreto che la destra sia propria di questa città. E badate bene, questa è la destra più estrema, è la destra più oltranzista, è la destra più reazionaria che la città di Vittoria può, rischia di trovarsi a capo dell'amministrazione. Che ognuno di noi in un frangente del genere, di fronte ad un pericolo dell'avanzata della destra, si sarebbe mobilitato per qualsiasi altro candidato del centro-destra. Sta andando di sicurezza per questa partita proprio perché sono presenti moltissimi militari americani